Ciao ragazze, allora nuovo video. In questo video vorrei mostrarvi come realizzare il ciondolo valeriana, che non è altro che l'evoluzione dei miei orecchini valeriana. Metti a fuoco. Allora, questo è il ciondolo che ho utilizzato per partecipare al contest di perline bijou, che naturalmente, come saprete, non ho vinto, ma fa niente, ci ho provato. Allora, vi dico i materiali necessari per poter realizzare questo modulo. Allora, vediamo se così riusciamo meglio. Allora, abbiamo bisogno di zoliduo, destra, 5 destra e 5 sinistra, perle da 6 mm, mezzi cristalli da 4 mm, super duo di due colorazioni ho utilizzato, però in questa nuova versione ne utilizzerò uno, e poi rocaie 11-0. 15-0 e 8-0. Potete utilizzare sia le Toho che le Miyuki, non c'è nessun problema. Io in questo caso, in questa nuova versione, realizzerò il modulo con le Toho. Preparo tutto e cominciamo con il tutorial. Allora, la prima cosa da fare è quella di inserire sul nostro ago 5 zoliduo destra alternate a 5 zoliduo sinistra. Dovete rientrare all'interno del foro alto delle zoliduo, quindi dalla parte cicciotta. Fate attenzione che le gobbette siano rivolte tutte dalla stessa parte, in questa maniera qua. Vediamo se riesco a farvi vedere bene. Allora, una volta effettuata l'infilata, chiudete a cerchio, fate i nodini e fuoriuscite dal foro alto di una zoliduo qualsiasi. Allora, ho dimenticato di dirvi che servirà anche un rivoli da 16 mm. Io sto utilizzando questo qui di vetro. Ho abbinato una cozzaglia di colori, vediamo che cosa ne esce fuori. Adesso, una volta chiuso a cerchio, come vedete, abbiamo due tipi di spazi. Metti a fuoco. Allora, abbiamo due tipi di spazi. Nello spazio più largo inseriamo una perla da 6 mm. Ed entriamo nella zoliduo successiva. Sto tirando di tutto qua. Invece nello spazio più piccolo dobbiamo inserire una 8-0. 8-0. Allora dobbiamo fare questi due passaggi per tutto il giro. Allora ragazzi, mi correggo, nello spazio più grande dovete inserire una 15, una perla da 6 mm e una 15, nello spazio più piccolo una 8-0. Nel frattempo ho dovuto cambiare anche il colore delle perle perché una di queste aveva il foro otturato, per cui non sono riuscita a liberarlo. Allora, adesso dobbiamo uscire da una rocaille 8-0. Ce la posso fare oggi? Da una rocaille 8-0 prendiamo 3 rocaille 8, no, non ce la posso fare perché ce l'ho troppo basso il tablet. 3 rocaille 8 e ci inseriamo nuovamente all'interno della 8-0 dalla quale stiamo uscendo. Così. E tiriamo il nostro filo. Se ce la faccio oggi, ce la faccio? Sa di no. Vabbè, ci proviamo. Così. Allora, una volta fuoriusciti dalla 8-0, chi utilizza il filo di nylon consiglio di ripassare direttamente all'interno della perla. Quindi passare il filo da dietro, che tanto non si vedrà, e tirare. Guardate, il filo dietro non si vede. Sì, magari se stava dietro, così dovete fare in modo che il filo va dietro. E tirate bene il filo. No, oggi non ce la posso fare. Qua. Adesso dalla perla passate direttamente nella 8-0 successiva e fate nuovamente lo stesso passaggio. Quindi sopra ogni rocaille 8-0 dovete fare un picot di 3 rocaille 8-0 fino alla fine del giro. Allora, il prossimo passaggio da fare sarà quello di fuoriuscire da una perla, inserire sul lago 3
rocai 11, una 8 e 3 rocai 11 e inserirci nella perla successiva, molto semplicemente. Niente, oggi mi impiglio dappertutto. Ecco qua. Dobbiamo fare questo passaggio per tutto il giro, quindi fuoriuscire dalla perla, inserire 7 rocai, entrare in questa perla e farlo per tutto il giro. Questa rappresenta la nostra incastonatura. Ecco qua come ci ritroveremo. Fuoriusciamo dalla 8-0 del gruppetto da 7, quindi dalla centrale praticamente. Inseriamo sul nostro ago 4 rocai 8-0. 2, 3 e 4 e ci inseriamo nella 8-0 del gruppetto successivo. Ecco qua, vedete che il lavoro comincia a stringersi. Allora fate questo per tutto il giro, dopodiché prendete il rivoli, lo mettete a testa in giù e iniziate a stringere per bene. Ecco qua come ci ritroveremo. Adesso fuoriusciamo, vedete che il rivoli è perfettamente incastonato. Allora, usciamo dalla perla, inseriamo 4 super duo. Scusate, nel frattempo ho cambiato l'inquadratura perché prima non riuscivo proprio. 4 super duo e rientriamo all'interno della solo della perla, a formare quindi una sorta di coroncina. Vedete? Non ne vuole sapere. Ecco qui. Fuoriuscendo dalla perla adesso, cosa facciamo? Prendiamo una 8-0 e ci inseriamo nella prima 8-0 della tripletta. Così. Prendiamo una 11 e ci inseriamo nella 8-0 del picot. Un'altra 11 e ci inseriamo nella 8-0 successiva delle 3. Un'altra 8 e ci inseriamo nella perla, solo nella perla. Ecco qua. Adesso nuovamente inserite 4 super 2 rientrata all'interno della perla, dopodiché una 8 ed entrate in questa 8-0, una 11 entrate nel picot, un'altra 11 entrate in questa rocaille, un'altra 8, entrate nella perla e ricominciate tutto il lavoro. Ecco qua, adesso dobbiamo fuoriuscire da una 11-0 di quelle appena inserite. Prendiamo un'altra super duo, io sto utilizzando un'altra colorazione perché in seguito al cambiamento del colore delle perle ho deciso di utilizzare una colorazione simile alle perle. Quindi fuoriusciamo dalla 11 ed entriamo nel foro alto della super duo successiva. Vedete? Adesso tra una super 2 e l'altra inseriamo una 8-0, quindi 8 8 8 adesso inseriamo un'altra super 2 e ci inseriamo nelle 3 rocaie 11 8 11. Ok. E facciamo questi passaggi fino alla fine del giro. Ecco qua. Allora, il prossimo passaggio da fare sarà quello di fuoriuscire da una super 2 di quelle appena inserite. Nello spazio tra una super 2 e l'altra di queste appena inserite dobbiamo mettere un mezzo cristallo da 4 mm.
e ci inseriamo nella Super Duo, nel foro alto della Super Duo successiva. Negli spazietti qua, qua, qua e qua inseriamo 2, 11, 0. Quindi 2, entriamo nella 8. Tanto si è andato il filo. Benissimo. 2 e ci inseriamo nella 8 successiva. Altre 2. Rocaio 11, 0. E ci inseriamo nella 8 successiva. Altre 2 rocaio 11 0 e ci inseriamo nella Super 2. Quindi, nello spazio tra le Super 2 un mezzo cristallo da 4 mm, negli spazi tra le 8 0 dobbiamo mettere 2 rocaie 11 0. Dobbiamo fare questi passaggi per tutto il giro. Ecco qua. Adesso dobbiamo fare la decorazione. Praticamente questa. Allora, dobbiamo uscire dal mezzo cristallo, inserire 6 rocaie 15 che io ho già fatto e ci inseriamo con tanta pazienza nella perla. E tiriamo bene il filo. Altre 6 rocaie 15. 2, 5 e 6. E ci inseriamo nel mezzo cristallo. Che si va a formare la decorazione e facciamo questo passaggio per tutto il giro. Allora, l'ultimo passaggio, anzi il penultimo, è quello di effettuare la decorazione con le 15-0. Allora, praticamente tra una coppia di 11-0 e l'altra inseriamo una 15. Inseriamo una 15 e passiamo nella coppia successiva. Un'altra 15 e ci inseriamo nella coppia successiva. Un'altra 15 e ci inseriamo nella coppia. Invece, qui dove c'è la Super Duo, inseriamo 2 rocaie 15 ed entriamo nel mezzo cristallo. Se volete potete fare anche a meno di questa decorazione, non è necessario. Io l'ho fatta in questo e quindi devo farvela comunque vedere. Uscendo dal mezzo cristallo, inseriamo 2 rocaie 15 0 e ci inseriamo nella coppia di 11 successiva. Si è rotta una perlina. Yeah. Comunque avete capito. Praticamente, prima e dopo il mezzo cristallo dovete mettere 2 15, dopodiché tra una coppia di 11 e l'altra dovete mettere una 15. Allora, ragazze, allora io lascerei tutto così, ma se voi volete potete continuare la decorazione con le 15 inserendo delle altre 15 in questi spazi. Potete anche fare una coroncina sui mezzi cristalli. In questo caso ho fatto una coroncina di 11-0 tra le coppie di 15, vedete? Poi tra una 15 e l'altra ho inserito 3 rocaie 15. Però sinceramente a me non mi entusiasma molto questo tipo di decorazione, a parte questa molto carina, il resto io lascerei così, il ciondolo è stabile, è fermo, le perline sono ferme, quindi io lascerei così. Vi faccio vedere soltanto un'ultima cosa, come io faccio l'aggancio per la collana, perché io realizzo questo tipo di cappietto, chiamiamolo così, dove io faccio passare direttamente la collana all'interno. Allora, vediamo un po'. Allora, potete uscire da qualsiasi perlina volete in base all'orientamento di come volete orientare il ciondolo. Allora, io lo oriento da questa parte, quindi dove c'è il mezzo cristallo. Quindi deve stare così a pentagono.
Quindi passo all'interno delle perline, non entro nel mezzo cristallo, ma nelle due rocaille 15, mi fermo lì, mi fermo qui. Adesso facciamo così, giriamo il lavoro, inseriamo un numero di rocaille 80 abbastanza grande per far passare comunque la collana all'interno, ci regoliamo un attimino noi anche in base alla collana che abbiamo, ad esempio io ne metto 1, 2, 3, 8 rocaille 80 per me bastano. Uscendo dalla coppia di 15 mi inserisco nella 8 dell'incastonatura. Così. Vedete che si viene a formare questo spazio qua dove mettere la collana. Prendiamo altre 8. 4, 5, 6, 7, 8 e ci inseriamo nelle 2:15 successive. Ecco qua che abbiamo formato il nostro cappietto. Ecco qua. Una volta fatto il cappietto, in pratica, se volete potete ripassare all'interno del lavoro, anche se penso sia già abbastanza stabile, e niente. Il ciondolo è abbastanza grande, non troppo. Però è molto d'effetto. Mi piace anche l'accostamento dei colori che ho fatto qua. Ho osato un attimo. Sto imparando a mischiare, a fare un po' di contrasti, cosa che prima non facevo. Adesso sto cominciando a farlo. Comunque, spero che i passaggi siano chiari, che il ciondolo vi piaccia e vi rimando al prossimo video. Ciao!